Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Oggi siamo qui per provare la novità che è uscita su All Supplement. Sto parlando di loro, l'avete attesa in tantissimi ed eccola qui, sono arrivata anche io con la recensione. Le trovate sul sito di All Supplement e avete come sempre il mio voce sconto che giura 0,10. Sono delle barrette proteiche però M&M's, una al peanut che è quella che preferisco di più, ma anche proprio in generale, e l'altra è al cioccolato che sarebbero gli Smarties. Io inizierei da prima da gli Smarties, che sono sì, sono sempre buoni, però sono i miei, non sono proprio i miei preferiti. Ovviamente sono delle barrette proteiche, vi dico anche i valori come sempre, giusto per farvi comunque rendervene conto, e dovete comunque sempre considerare, sì, sono barrette proteiche, però non è una classica barretta al cioccolato, sono comunque delle barrette proteiche ma con gli M&M's. Allora, questa qui per 51 grammi, perché la barretta è 51 grammi a 192 calorie, 23 grammi di carboidrati, 5 grammi di grassi e 15 grammi di proteine. Quindi devo dire che è fattibile, ovviamente uno in base, questa è una cosa che ripeto sempre, in base alla propria alimentazione così acquista. Poi ognuno sa i prodotti che acquista sempre, i prodotti che non vuole acquistare non li acquista. La mia è una semplice recensione per dirvi se ne vale la pena oppure no. Sicuramente sono quegli sfizietti che ogni tanto si possono mangiare, non sono quelli che vi rovinano la vostra alimentazione oppure i vostri obiettivi. Ovviamente ogni persona ha obiettivi diversi, eccetera. Quindi, in base alle proprie esigenze, così sceglie i prodotti. Vi voglio dire pure se ci sono polioli, queste cose qua, ma no, raga, niente, zuccheri zero, fibre zero. Ok, perfetto. Adesso possiamo assaggiarla, che è la parte che vi interessa di più. E anche a me, sinceramente, sono troppo curiosa. Devo dire la verità che, perché poi ieri vi ho fatto il video unboxing su WhatsApp, sì, su WhatsApp, su Instagram, quindi se non mi seguite andatemi a seguire su Instagram, mi trovate come GiulianMiFit. L'avevo pubblicato l'unboxing perché erano pochi prodotti, quindi fare un video su YouTube era inutile, e ve l'ho fatti vedere là, e la barretta praticamente era così come la vedete, intatta. Infatti io ci sono rimasta, però io l'ho messa comunque in frigo. Devo dire la verità che l'odore, raga, è proprio buono, mi piace un sacco. Ok, la rompiamo. Uno solo, azzurro. Assaggiamo. Cioè, raga, a me che non mi fanno impazzire gli Smarties ed è buonissima, figuriamoci l'altra, una raga veramente molto molto buona. Questa è perfetta per quando vi vengono tipo le voglie di Smarties e M&M's, per non esagerare comunque con i grassi o con le calorie, che sappiamo che sembrano piccolini quei cosetti, ma hanno un sacco di calorie, quindi chi non vuole strafare è veramente, questa è la salvezza ed è una chicca spettacolare. Raga, è buonissima, veramente molto molto buona, ma si sapeva già un po'. Assaggiamo M&M's al peanut, che ho letto che c'è anche uno strato di caramello. Eccola qua. Ah, vi dico anche i valori di questa, perché questi l'ho preso sul supplement, perché non, su MyFitnessPal, l'applicazione che ho per tracciare, non traccia. Allora, questa qui per 51 grammi ha 209 calorie, quindi ha 10-15 calorie in più rispetto all'altra. Poi grassi 8 grammi, anche qui ha dei grassi in più, 8 grammi, carboidrati 21, zuccheri 12 grammi, proteine 15 grammi. Però sono curiosa di andarle a vedere dal sito per vedere, perché qua questa porta gli zuccheri per vedere se l'altra ha gli zuccheri. Volevo leggere anche il fatto che ho letto, sì, è uno strato di caramello.
Allora, voglio andare a vedere un attimo anche l'altro, così vediamo, perché a volte, sai, le applicazioni non sono affidabili al 100%. Sono curiosa, mo'. Allora, sì, infatti, zuccheri ce l'ha. Mi sembrava strano che non segnava i zuccheri, ma molto spesso MyFitnessPal le segna direttamente come carboidrato, fa direttamente, non fa la distinzione zucchero, e a volte fa così, a volte no, ma a volte sì. Comunque c'ha 15 grammi di zucchero, anche l'altro. Quindi adesso possiamo, abbiamo chiarito quest'altro dubbio, possiamo assaggiarla. Sì, ma raga, ma lei me ne sa che fai pesi? No, è troppo bellina questa barretta. Raga, quella si sentiva di cioccolato, ovviamente, ma questa si sente proprio di M&M's e di arachidi. No, raga, non potete capire. Non potete capire. No, raga, è troppo buona, ve lo giuro. Pensate che io ne ho prese due già di queste, quindi per dirvi non l'avevo ancora provate, quindi proprio a scatola chiusa. È meravigliosa, perché voi pensate che quando ho spezzato non ho proprio preso il punto degli M&M's, ma ci sono all'interno. Buone, 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 buone. Allora, la classifica, sinceramente, io le metto entrambe al primo posto. Sono entrambe buone e sono completamente diverse. Questa sente molto di più il cioccolato, invece questa raghi di caramello. Buona, buone, buone, buone veramente. Ve le consiglio entrambe e secondo me se volete provarle vi consiglio di prenderle tutte e due, poi decidete voi se riacquistarle oppure no. Io sicuramente le riacquisterò perché quando mi viene voglia di dolce me ne mangio una e ho appagato la mia voglia, specialmente in questo periodo un po' particolare. E quindi niente ragazzi, spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto. Fatemi sapere se le avete già provate, se le acquisterete, fatemi sapere un po' giù nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!